siamo allo stand Samsung per confrontare Samsung Galaxy S5 con Samsung Galaxy S6. Ci spostiamo sul piano per comodità, ovviamente le differenze hardware le conosciamo abbastanza bene, il processore non è più uno Snapdragon, è adesso un Exynos. Questo, ovvero l'S6, è già aggiornato al Lollipop, la fotocamera ha uno stabilizzatore ottico dell'immagine con apertura f1.9, abbiamo 3 GB di RAM, ricarica wireless inclusa, vetro frontale e anche posteriore Gorilla Glass 4. E ovviamente quello che cambia è anche la qualità costruttiva. Mentre Galaxy S5 è completamente in plastica, ma è impermeabile, Galaxy S6 è realizzato in metallo e vetro. Allora, intanto notiamo come qui abbiamo due tasti home che entrambi sono un lettore di impronte digitali, ma se andiamo nelle impostazioni scopriamo come nella realtà le implementazioni siano ben diverse. Vediamo se trovo rapidamente il lettore di impronte. È stato molto molto semplificato, lo vedete, il menu, cambiata anche la tastiera, eccolo qua, ve lo faccio vedere dai tutorial. Vedete come qui mi venga chiesto di far scorrere il dito, mentre invece qui basti poggiare il dito. Guardate, sicuramente molto molto più comodo, e questa è una funzionalità che ci permette di mi permette di sbloccare il telefono senza dover fare quel gesto che prima, fammi uscire anche da qua, che prima richiedeva due mani per lo sblocco appunto del telefono. Lo schermo è un 5 pollice 1, adesso è un Quad HD, quindi risoluzione veramente altissima. Il software sembra decisamente più fluido, sia per una reale potenza maggiore di S6, sia probabilmente per un'ottimizzazione migliore. Andiamo a pescare. Su entrambi lo stesso sito, ok, sto caricando su entrambi la versione mobile, ma poi vado a forzarla manualmente. Ancora un attimo di pazienza. Guardate anche il bilanciere del volume, che adesso ha i due tasti separati, jack audio che non è più nella parte superiore, mentre invece la porta infrarossi è ancora nella parte superiore, il jack audio è stato spostato in basso. Andiamo con entrambi a fine pagina per caricare la versione classica del sito di Repubblica. Ho premuto qualcosa su S6 che mi ha fatto tornare in cima. C'è qualcosa? No, scusate, uso due mani perché sennò... Ok, vediamo se riesco a premere per chiudere la pubblicità. Ce l'ho fatta, mi è andata abbastanza bene. Ok, il sito sembra essere caricato su entrambi, le pubblicità non sono esattamente le stesse, ma non siamo connessi alla stessa rete, quindi da quel punto di vista direi di non fare un confronto. Ma guardate la velocità di zoom che avevamo fatto vedere anche durante la conferenza, veramente sorprendente. Sono riuscito ad aprire un articolo, sto premendo tutti i tasti involontariamente. Ovviamente quando c'è da fare un video tutto funziona sempre male, ma in questo caso è stata colpa mia. Ok, tap to zoom, facciamo la stessa prova sull'S5 che conosciamo, che comunque si difende bene. Con il doppio tap sicuramente c'è qualche frazione di secondo in più, un frame rate forse un pochino meno fluido, ma comunque devo dire buono anche S5. S6 nel complesso dà quella sensazione, guardate anche cosa è successo quando ho premuto il tasto home, dà quella sensazione di avere nel complesso una interfaccia più omogenea e più fluida. Un'altra cosa, se premo due volte il tasto home, di qua aprivo S-Voice, di qua apro la fotocamera, qui S-Voice non era ancora stato aperto quindi ci ha messo un pochino. Guardiamo anche le differenze nell'interfaccia fotocamera, possono sembrare a un primo acchito simili, ma come possiamo vedere qui abbiamo un tasto per nascondere tutte le opzioni rapide, la solita tasto delle impostazioni che qui ci rimanda però in un'altra pagina e qui invece appariva come un overlay, e poi abbiamo
modalità diverse per scegliere la modalità di scatto. Samsung si vanta del fatto che non c'è più bisogno di scorrere per scegliere la modalità di scatto e che invece abbiamo tutto qui a portata di mano. Abbiamo una modalità Pro che ci permette di regolare ogni impostazione in modo tra virgolette raffinato, ovviamente il fuoco selettivo che è rimasto, e tante altre modalità. Ancora, se voglio farvi vedere, prima parlavo di semplificazione dei menu, guardate cosa è cambiato. Mettiamo l'elenco anche qua, guardate quante impostazioni in più ci sono su S5, ci vogliono almeno due scroll, mentre invece qui con uno scroll siamo già arrivati in cima, quindi razionalizzazione dei menu nel complesso. Abbiamo ancora la rivista personale, ancora mi convince poco, anche se il caricamento è sicuramente più fluido. Anche qui non abbiamo mai usato la rivista personale, quindi appare ancora la home screen, ma si vede chiaramente che la velocità è differente. Ancora qualche accenno con nel nostro video al diversi design, c'è assolutamente poco da dire. Un'eleganza nettamente superiore su S6, Samsung che ha realizzato un prodotto che è molto difficile da criticare dal punto di vista estetico. Poi lo proveremo ovviamente per bene, per capire se le promesse sono state mantenute per quanto riguarda prestazioni, autonomia, fotocamera, schermo eccetera eccetera, ma le promesse sembrano essere veramente molto buone. A favore di S5, impermeabilità, memoria espandibile e cover removibile. Beh, penso che ormai lo sappiate, ma ve lo faccio rivedere: memoria espandibile e cover removibile per sostituire la batteria. Quindi questi sono sicuramente i vantaggi di un S5. Per questo confronto anteprima, speriamo di farne poi uno con calma quando testeremo S6 dalla fiera di Barcellona Mobile World Congress 2015, è tutto. Un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.